Per la serie Poker School siamo in compagnia di due ospiti d'eccezione, sono Maurizio Barlocco Bibete e Filippo Etna, e ci spiegheranno l'importanza del K nel mondo del poker. Lascio direttamente il microfono a loro, che sono i diretti interessati. Io, a dire la verità, oggi ho poco da dire. Io qualcosina avrei da dire, ma non posso dirlo perché siamo in diretta. Allora, vi presento uno dei giocatori più forti che conosco. Che è quello dietro il cartellone. Che è laggiù in fondo, nell'angolo. E tutto quanto. Ho chiesto di lui, ma mi hanno mandato lui. Erano finiti quelli buoni, avanzavo solo io. Facciamo una domanda che mai nessuno ha fatto nel mondo del poker. Come sei uscito? Benissimo, come al solito. Cioè, come sei uscito? Ma soprattutto... Hai presente, tu l'hai già vissuta sta cosa, quando fai uno showdown abbastanza importante tipo doppio average all'80 e c'è quel bel cappone in facciata, sfaccettato. Sì. Show gli assi, coperto pure a colore, quindi proprio è morto sto ragazzo, mi dispiace, ma era la sua ora, bel cappone di cuore, bam. E quindi siamo qua, serenamente. Come direbbe il mio amico Bullo, direbbe: oh fratello! E lui ti avrà detto: fratello, sei mio, sto giro. Non mi ha detto niente, è stato un signore, anche perché c'è stato un momento di nervosismo. No, sto scherzando, ci sta, no, non ci sta. Però ormai la prendiamo così e teniamo botta. Teniamo botta. Cos'è? Perché altrimenti tira dritto, aspetta, così. Comunque, ragazzi, siamo qua, ripeto. Colpo brutto, per un momento ero a 140.000, però il momento dopo, hai ragione, però il momento dopo ero out. Mi ricordo un mio amico di Bibet, non tanto in forma, un po' con i capelli un po' bianchi, che a Nova Gorica ha showato i K sui jack, bello come il sole, ed è scappato dalla sala, non capivo perché. Poi ho capito, jack in quarta. Era in quarta? Il jack era in quarta e si arrivava dal torneo prima, come sì, tu ben sai, quando io sono abituato a prendere il Montenegro dopo cena, corro al tavolo e te lo ricordi, l'imp 1.600, re-raise 15.000? Leggero. Quando tu sei da bottone dici non alzare la mano, ti prego, alzare la mano, hai gli assi, ripusci 150.000, no, ho pregato l'altro giocatore di non chiamarmi, ho pregato, il tavolo si è incazzato e lui mi ha detto: Maurizio, mi fido, ma non passo. Mi ha regalato un orologio, anzi salutiamo Amedeo, grazie per avermi mandato l'orologio, e mi ha sfaccettato K subito in prima. Easy, così non soffri. Te l'ha sfaccettata te? Sì, subito, così. Ok, adesso stavamo decidendo se andare a fare il side, però il side purtroppo è composto da quelle persone frustate che come noi hanno preso dei colpi brutti. Quindi allora scendono giù per dare colpi brutti a qualcuno. Sì. Allora sì, io dichiarato. Pago la sua metà perché io ci tengo la mia salute psicologica. Schianto io a caso. E quello faccio schiantare a lui. Per il resto un bel torneo, sì, molto. Abbiamo una sorpresina, se posso dirlo, domani con le ISOP, ma tutto a suo momento, devo chiedere permesso, posso dire di sì, no, non posso dire niente, ok, lo dice anche lui, domani ve lo diciamo. Per il resto la ragazza non esce scioccata, tanto io e lui le interviste le facciamo sempre così, non ti preoccupare, ma siamo normali, ok. Vittorio Lusvardi, uno dei migliori scrittori aziendali, al contrario, no? Che è stato sfruttato oggi come personal annunciatore trainer di tutte le ISOP. Salutiamo la Fra, che è qua con noi, sì, e ci dà sempre il permesso per fare queste cose stupide, ma anche perché siamo gli unici due su 300 persone che fanno le cose stupide. Cosa dire? Forza ISOP? Forza K, no? Ecco. Togliete sti cazzo di K dal mazzo. Togliete i K dal mazzo, grazie. Ciao a tutti, ragazzi.